Ciao a tutti e benvenuti alla nuova serie del canale Dragon Age Origins. Ce l'ho fatta finalmente. Non mi pare vero, ma non lo voglio manco di troppo alta voce, perché prima di poter pubblicare questo episodio ho dovuto combattere molto con questo titolo. Veramente è stato ostico farlo funzionare, perché è un titolo vecchio ovviamente, e io non sapevo tutte le problematiche che c'erano dietro a questo titolo. E voglio ringraziare Vincent Valentine, il mio amico Vincent Valentine, per avermi supportato passandomi link di diverse mod che ho messo, tolto, rimesso, fissato, eccetera. E a lui avevo detto che avevo rinunciato perché il gioco non mi funzionava. Cioè, sembrava a un certo punto che funzionasse, ma poi sono successe delle cose proprio da pelle d'oca, e quindi avevo detto: guarda, io rinuncio, non posso stare a combattere ancora con questo titolo, pubblicherò Inquisition. Invece poi ho detto no, ci voglio riprovare l'ultima volta, e quindi ho disinstallato il gioco, reinstallato il gioco, tolto le mod, messe le mod. Adesso ci sono queste mod, contenuti scaricabili, queste mod qua. In realtà ce n'è anche un'altra che qui non compare, però c'è, ed è una che va solamente a migliorare praticamente i colori del gioco, quindi niente di che, non metto nient'altro. Questa mod qui serve a fissare diversi bug che pare ci siano nel gioco, ma l'ho dovuta disattivare. Si può fissare questa mod. L'ho dovuta però disattivare perché così ad gazzum, randomicamente, mi cambia dialoghi da italiano a inglese. Cioè, voglio dire, ma posso dire, ma cos'è? E quindi l'ho disattivata. Spero comunque di non avere nessuna problematica in corso d'opera, perché qualora poi invece ne dovessi incontrare una veramente ostica, brutta, che non mi fa continuare il gioco, io dovrò sospendere comunque la serie. Perché se non si può risolvere, non si può risolvere. Quindi, detto questo, che altro volevo dire? Sì, l'intenzione quindi è Origins, il secondo, e poi Inquisition, anche se Inquisition l'ho già giocato su PlayStation 4 anni fa. Non è sul canale, lo giocai per conto mio, ma mi ricordo che mi è piaciuto talmente tanto Inquisition che l'avevo platinato addirittura. E l'ho dovuto rigiocare 3 volte per platino, perché c'erano dei trofei che non ero riuscito a fare nella prima run, e l'ho dovuto giocare 3 volte e non mi sono mai annoiata. Mi era piaciuto tantissimo Inquisition, che ho anche provato in questi giorni, ed è l'unico dei 3 che non dà problemi. Quindi, però io spezzo una lancia a favore di questa trilogia. Vabbè, possiamo anche escludere Inquisition, perché Inquisition non credo che abbia problemi, perlomeno io l'ho provato e non ha problemi, anche perché è il più recente di tutti. Ma del primo e del secondo, ma volete fare un remake, una remastered, che ne so, ma fate qualcosa. Cioè, Origins poi lo amano tutti, cioè ne parlano tutti benissimo, infatti io non vedevo l'ora di giocarlo proprio per vedere questo splendore di cui tanto si parla, che è il primo. Il secondo so che ai fan della serie non è piaciuto tantissimo, a chi sì, a chi no. E però questo, cioè, sembra che comunque questo qui sia splendido come gioco. Quindi dico no, cioè, se fanno tanti remake, remastered inutili, ma fate un bel remake di questo, una remastered, fate qualcosa, insomma, in modo che ci possano giocare tutti senza tutti questi problemi, tutte queste mod da mettere per fixare quel problema, quel bug, cioè, e dai, no. Vabbè, allora, detto questo, l'intenzione di questa serie, che giocherò come al solito mio ad gazzum, perché io non sono avvezza a questo tipo di gioco, lo giocherò a facile, non perché non mi sento capace di giocarlo a normale. Cioè, ho giocato a normale durante tutte le varie prove, ma siccome io voglio leggere il codice, che se non sbaglio c'è tanta lore in questo Origins,
E perderò del tempo per leggere il codice, quindi ho deciso di giocare a facile in modo che le fasi di gameplay scorrano più velocemente e mi sbrigo anche a finire, insomma, il titolo, no? Nel senso, non è che voglio andare veloce, però mi voglio facilitare il compito, quindi questo e sicuramente il secondo giocherò a facile. Inquisition lo giocherò a normale, cioè, è tutta una questione di letture e tempo, e quindi vado a fissare quella parte di gameplay che così scorre più facilmente, più velocemente. Detto questo, cominciamo adesso una nuova partita. Ho fatto un intro lunghissima, ma dovuta. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again until finally we neared annihilation. Women from every race, warriors and mages, barbarians and kings, the Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Cominciamo bene. Allora, le origini che scegli determineranno quale delle 6 diverse storie affronterai. Inoltre, influenzeranno le reazioni dei personaggi nei tuoi confronti durante l'avventura. Ok. Allora, io farò una maga, ovviamente. Purtroppo, tra le mod che mi aveva passato il link Vincent, ce n'era uno per cambiare praticamente le armature, soprattutto il mago. Cioè, a voi vi pare che un mago possa andare a combattere con questo vestito strettissimo e le scarpette da ballo? Cioè, io boh, non lo so. Non lo so come hanno ragionato. Cioè, gli vuoi fare una tunica, va bene, ma sotto metti i pantaloni.
cioè, boh, con cappuccio, che ne so, qualsiasi cosa, ma no così. Ma come si fa ad andare in battaglia in queste condizioni? Non lo so, vabbè, comunque sia. Non l'ho potuta mettere quella mod, quindi amen. E dunque, immagini con una forza tanto pericolosa quanto potente, sai bene che la magia è una maledizione per chi non possiede la volontà necessaria a controllarla. Stai aspettando impaziente il tuo tormento, la tua unica possibilità di dimostrare il tuo valore contro i demoni, che attendono in agguato se fallirai verrai ucciso dai cavalieri, a guardia dei tuoi simili. Ma noi non verremo uccisi. Greetings. Allora, questa poveretta, che si chiama Solona, e andiamo a cambiare subito il nome. Dobbiamo far cambiare il nome? Ah sì, ok. La chiamiamo Lara. Amel va bene, non ce ne frega una cep. La pelle va bene. Spenderò proprio pochissimo tempo. Allora, vi facciamo le treccine. Ecco qua, vi facciamo le treccine che è più... E poi gli occhi, vediamo un po' colore. Facciamo un colore... C'è sta azzurro? Questo? O è verde? Sono daltonica. No, questo. Mettiamoli... Questi sono più verdi, però. Vabbè, non voglio perdere troppo tempo a fare la creazione del personaggio. E lascio tutto così. Capelli. Colore dei capelli. Scommetto che azzurro non c'è. No, non c'è. Decisamente azzurro non c'è. Siccome non ho mai fatto un personaggio con i capelli rossi, facciamo un personaggio con i capelli rossi. Dai, va bene. La voce è importante. Greetings. No, questa è veramente greetings. Ecco qui, greetings. È più da mistico, da mago. Ci stai? Ci stai, damosi avanti, via. Allora, punti da spendere. Indica una caratteristica per visualizzare la descrizione. Allora, io vorrei fare un po' un mago guerriero, quindi dovrò aumentare anche un po' la costituzione, però per il momento facciamo l'astuzia, non so, è anche per il mago o solo per i ladri? Non lo so. E vabbè, adesso andiamo su magia. Così, poi vediamo in corso d'opera. Tanto il gioco non è breve, mi pare di aver capito. Allora, qui c'era coercizione. Il personaggio è un ammagliatore tale da convincere le altre persone a cambiare idea. La forza contribuisce a creare un carattere più intimidatorio, mentre l'astuzia forma un carattere più persuasivo. E quindi dovremmo aumentare astuzia. Questo che cos'è? Rubare non ci interessa. Creare trappole, sopravvivenza. Però questo è comodo. Puoi individuare la presenza di creature. Vabbè, però. E questo? Difficile processo per imparare a creare veleni e bombe semplici. Ecco, questo mi interesserebbe, per esempio. Vabbè, casomai poi vediamo, Mo lasciamo tutto così. Allora, qui metto subito il fuoco, perché il fuoco è veramente, cioè, è quello che più mi si addice. Dovrei mettere armatura, Però voglio mettere questo, perché l'ho trovato nelle varie prove molto carino. Paralizza, un po' come a Wukong. E basta, non posso mettere altro, quindi giocherò a facile. Ho provato sia normale che facile e mi sono trovata... meglio a facile, molto più scorrevole il gioco, visto che sono una nabba. On a cliff overlooking the dark waters of Lake Callenhard stands the tower fortress that is home to the Circle of Magi. This tower is the only place in Ferelden where mages may study their art among others of their kind. Within the high stone walls, the Circle practices its magic and trains apprentices in the proper use of their powers. But the Circle Tower is as much a prison as a refuge. The ever-vigilant Templars of the Chantry
watch over all mages, constantly alert for any sign of corruption. This gilded cage is the only world you know. Found to be sensitive to magic at a young age, you were torn from your family and grafted here as an apprentice. Now, that apprenticeship is nearly over. All that remains is the final test, the harrowing. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Thus spoke the prophet Andraste as she cast down the Tevinter Imperium, ruled by mages who had brought the world to the edge of ruin. Your magic is a gift, but it's also a curse. For demons of the Dream Realm, the Fade, are drawn to you and seek to use you as a gateway into this world. This is why the harrowing exists. The ritual sends you into the Fade, and there you will face a demon, armed with only your will. Sono pronta, ci sono altre possibilità. Cosa succederà se non riuscirò a sconfiggere il demone? It will turn you into an abomination, and the Templars will be forced to slay you. Bene. This is Lyrium, the very essence of magic, and your gateway into the Fade. The harrowing is a secret out of necessity, child. Every mage must go through this trial by fire. As we succeeded, so shall you. Keep your wits about you, and remember the Fade is a realm of dreams. The spirits may rule it, but your own will is real. The apprentice must go through this test alone, First Enchanter. You are ready. Eccoci qua, tutorial visuale tattica. Potrai giocare utilizzando diverse visuali tattiche. Usa la rotellina del mouse per avvicinare la visuale e passare alla modalità esplorazione. Scorri avanti. Allora, un'altra mod che ho messo è questa qui. In modo che posso avere... innanzitutto me la sono messa centrale. E poi così... mi separo tutte le cose che posso usare e le posso usare molto più velocemente. Scorri avanti. Ok. Durante la pausa potrai assegnare diversi ordini ai tuoi personaggi. Clicca con il pulsante adesso sulla destinazione desiderata, va bene? Qua. Il tuo personaggio ha ricevuto un ordine di movimento. Puoi assegnare degli ordini in tempo reale o in pausa. Premi spazio per interrompere la pausa. Olè. Nuovo codice, il tormento. E adesso cominciamo le letture. Nuova missione, il tormento. Allora, comandi. Vabbè, i comandi non ce li leggiamo, ovviamente. Diario. Il diario contiene tutti gli aggiornamenti sui tuoi attuali obiettivi e il registro dei risultati delle gesta passate. Vi troverai le missioni completate, le imprese eroiche e le voci del codice che descrivono il mondo circostante. In fondo alla schermata del diario, il pulsante rendi attivo ti permette di richiamare la missione a cui stai lavorando, che attiva le frecce sulla mappa e nel mondo del gioco che ti indicheranno dove andare per proseguire la trama. Secondo la schermata del diario, il pulsante rendi attivo. Oh, vabbè. E... basta? No. Magia e religione. Il tormento. Fra gli apprendisti del circolo non c'è niente di più temuto del tormento. Si sa poco su questo rito di iniziazione, ma tanto basta per far rabbrividire. Una cosa è ben chiara a tutti: solo gli apprendisti che riescono a superare la prova sopravvivono e vengono nominati a pieno titolo membri del circolo dei magi. Il destino di coloro che falliscono resta avvolto nel mistero. Forse vengono cacciati, o forse uccisi sul posto. Ho sentito addirittura una voce assai ridicola sul circolo di Rivain, secondo la quale gli apprendisti, che non superano la prova, verrebbero trasformati in maiali, fatti ingrassare e poi serviti per cena agli incantatori anziani, oddio. Tuttavia non ho trovato alcuna prova che il circolo di Rivain consumi una quantità particolare di carne di maiale.
tratto dalla ricerca del sapere e i viaggi di uno studioso della chiesa di fratello genitivi. Genitivi, fratello. Allora, chiudiamo questo, andiamo ai personaggi. Ci saremo anche, cioè, penso che ci stiamo pure noi. Comandante Gregor, la tua magia è un dono e una maledizione. Il circolo dei magi ti ha addestrato e noi templari della chiesa vigiliamo affinché l'addestramento sia adeguato. Questo mi sta pesantemente sui peones che non ho. Primo incantatore Irving, se volete sopravvivere dovrete apprendere le regole e capire che a volte sono necessari dei sacrifici. Ma certo, ma certo. Basta, su di noi non c'è niente. Non siamo così importanti. Vabbè. A posto, Damose. Allora, allora, qui c'è un vasetto che mi vado a prendere. Globo di luce scintillante. Difficile stabilire cosa sia precisamente questo oggetto brillante e scintillante, ma solo stringerlo in pugno ti fa sentire meglio. Usa questo globo che ripristina istantaneamente parte della salute del personaggio. E quindi io non solo me lo piglio, ma poi me lo vado anche a mettere qui. Hai capito? Così ce l'ho a portata di mano. Adesso per il momento sopra metto le magie e sotto le cure, quello che è, no? Nuovo codice, oltre il velo, spiriti e demoni. Qua. Oltre il velo, spiriti e demoni. È abbastanza difficile per un osservatore distratto scoprire la differenza tra l'oblio e le creature che ci vivono, per non parlare di quella fra i vari tipi di spiriti. In verità ci sono ben pochi accorgimenti per distinguerli, quelli, anche per i magi più scaltri. Dato che gli spiriti non sono entità fisiche e dunque non limitati a forme riconoscibili, ammesso che abbiano una forma, non si può mai dire con certezza ciò che è vivo e ciò che fa semplicemente parte dello scenario. Si consiglia dunque al ricercatore inesperto di portare rispetto a tutti gli oggetti che incontra. Di solito usiamo impropriamente il termine spirito per riferirci esclusivamente alle creature benigne o perlomeno a quelle meno cattive dell'oblio, ma in realtà tutti gli abitanti del reame oltre il velo sono spiriti. Come fa notare il canto della luce, tutto ciò che si trova all'interno dell'oblio è un'imitazione del nostro mondo, tra l'altro di pessima fattura, dal momento che gli spiriti non comprendono minimamente ciò che stanno copiando. Non sorprende dunque che gran parte dell'oblio appaia come un manoscritto tradotto dalla lingua Tevinter in orlesiano e viceversa da iniziati ubriachi. E te pare? In generale, gli spiriti non sono complicati, almeno non come li conosciamo noi. Ciascuno di essi sfrutta un singolo aspetto dell'esperienza umana, rabbia, fame, compassione, speranza e così via, che diventa anche la loro identità. Noi classifichiamo come demoni quegli spiriti che si identificano con le emozioni e le idee umane più oscure. Te capì? La forma più comune e debole di demone che si incontra nell'oblio è il demone dell'ira. Essi somigliano a delle pentole in costante ebollizione, perché esistono solo per spargere odio, il più delle volte senza avere un bersaglio ben preciso. Leggermente sopra di loro si trovano i demoni della fame, che fanno ben poco oltre che mangiare tutto ciò che incontrano, i spazzini in pratica, inclusi altri demoni. Quest'ultimo caso si verifica raramente come con successo. Ah, quindi no, non sempre riescono a mangiarseli. Poi ci sono i demoni della pigrizia. Si tratta delle prime creature intelligenti che si incontrano di solito nell'oblio. Sono pericolosi solo nelle rare occasioni in cui agiscono per fare danni. I demoni del desiderio sono più astuti e molto più potenti. Utilizzano ogni forma di corruzione per attivare i mortali nei loro reami. Ricchezza, amore, vendetta, qualunque cosa si trovi più vicina ai loro cuori. I demoni più potenti incontrati finora sono i demoni dell'orgoglio, forse perché, più di ogni altra specie, la maggior parte di essi somiglia agli uomini. Tratto da Oltre il velo,
oltre il velo, spiriti e demoni dell'incantatore Myrdromel, il sidro dei de meli, in pratica. Bene, bene, quindi dobbiamo stare attenti perché chiunque incontriamo qui è un disgraziato, praticamente. Ora, io mi sono trovata malissimo perché, giustamente, qui... è il gioco vecchiotto, ma... Ma l'ho preso lo stesso, non si sa come. È motto. È motto. È molto motto. Codice aggiornato. Un attimo. Questo deve essere il nemico. Ah, forse era questo. Vabbè, sì, questo qua è il tutorial praticamente. Damose, damose. Damose nel tutorial, ciccia, damose. Quindi se incontriamo qualcuno non ci dobbiamo fidare, eh? Perché sono very ingannatori. Well. Very well de che? A me mi pare che sei andata male well. Vai, là. Tiè, te capì? Te capì? Facile. È facile. Ti sei sbrigato. Oh, attenzione, ce n'è un altro. Andiamo de tamburello qua. Là. Dai. Easy. Un sorcio! Someone else thrown to the wolves, as fresh and unprepared as ever. It isn't right that they do this, the Templars, not to you, me, anyone. Questo è l'oblio, sei un ratto parlante. No, non è affatto giusto, ce la farò che sia giusto o meno. Sei un ratto parlante. You think you're really here, in that body? You look like that because you think you do. It's always the same. But it's not your fault. You're in the same boat I was. Ma non penso, te sei in sorcio e io no. Allow me to welcome you to the Fade. You can call me, well, Mouse. Sorcio, sorcio, è meglio di Mouse. Suppongo che non sia il tuo vero nome. Hai sostenuto il tormento? Puoi mutare forma? Suppongo che non sia il tuo vero nome. No. I don't remember anything from before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed, and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim. And you don't have much time before you end up the same. Cosa dovrei fare? Quanto tempo ho esattamente? A me non succederà. Mi dispiace per quanto è accaduto. In realtà non me ne può fregare di meno. E te dico che a me non succederà. That has been said before, but you don't know the danger. There's something here, contained, just for an apprentice like you. You have to face the creature, a demon, and resist it. If you can, that's your way out. Or your opponents, if the Templars wouldn't kill you. A test for you, a tease for the creatures of the Fade. Qualunque cosa può morire, dubito che sia così semplice. Perché dovrei affrontare una creatura del genere? Non capisco perché questa prova sia tanto temuta. Vabbè, chiediamoli perché questa... Non capisco perché questa prova sia tanto temuta. You would be a fool to just attack everything you see. What you face is powerful, cunning. There are others here. Other spirits, they will tell you more. Maybe help if you can believe anything you see. I'll follow if that's all right. My chance was long ago, but you may have a way out. Ok, quindi il sorcio viene con noi. The dangerous spirit is not far. Don't go near it unless you're ready to fight. Ok. Le icone di aiuto sono dei simboli visualizzati sulla mappa, vabbè. Damose, ciccio, damose. Mettiamose dritti, va. Attenzione, attenzione, attenzione. Io vado ancora di tamburello. Là.
easy con sto tamburello. Allora, qui se non mi ricordo male c'è uno, sì, esatto. Che è un altro... Attenzione! Non si riesce mai a schivare, però, eh. Cioè, proprio di una lentitudine di personaggi, di... Affallo, ho detto tre quarti da palazzina tua. Ancora? Devo parlare... Cucciccio, da questa parte ti attende un altro spirito, non mi sembra... Vabbè, non ho letto. Another mortal thrown into the flames and left to burn, I see. Your mages have devised a cowardly test. Better you were pitted against each other to prove your mettle with skill, than to be sent unarmed against a demon. Affrontarci a vicenda, non siamo guerrieri. Concordo, ma non avevo scelta. Sapete perché sono qui? Vabbè, io vi dico la prima. They would have you battle a demon. With magic or weapon, to be the victor makes you a warrior still. That you remain means you have not yet defeated your hunter. I wish you a glorious battle to come. Ho bisogno del vostro aiuto. Che tipo di spirito siete? Che altro sapete del tormento? Avete creato voi tutte queste armi? Che tipo di spirito siete? Ingannatore. I am Valor, a warrior spirit. I hone my weapons in search of the perfect expression of combat. Mm. Ho bisogno del vostro aiuto. Che altro sapete del tormento? Avete creato voi? Vabbè, sì, perché ha detto che le sta creando lui. Is that what your test is called? I know little of your mortal ways. I do know that a demon has been called, told that a meal awaits. It will not, cannot leave until one of you is dead. Ho bisogno del vostro aiuto, avete creato voi tutte queste... Vabbè, insomma, bisogna chiedergli tutto. Vabbè. Of course. You are not the first mortal to seek my aid. Mm. I am not here to assist you, however. My purpose is to seek perfection, creating the ultimate weapon for the pursuit of valor. Una di queste armi potrebbe avere effetto sul demone? Dai, così ce la dai magari, no? Without a doubt. In this realm, everything that exists is the expression of a thought. Mm. Do you think these blades be steel? The staves be wood? Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle, and my will makes that need reality. Do you truly desire one of my weapons? I will give one to you, if you agree to duel me first. Valor shall test your mettle as it should be tested. Allora, accetto il vostro duello, spirito del valore. Non sono una guerriera, non sarei alla vostra altezza. E quali sarebbero le regole di questo duello? Volontà, sembra quasi che preferiate uccidermi voi stesso. How dare you accuse me? I am no demon preying upon helpless mortals to steal their essence. I am a being of honor and valor. I am a warrior. Ma se fosse vero non ci avresti sfidato a duello, cioè se sa che un guerriero è un mago, chi vince? Cioè, io ovviamente, mago. Allora dimostratelo, aiutatemi ad affrontare il demone. Dunque voi sfidate i mortali indifesi a duello? Esatto, vai. You are insolent. But your will is unquestionably strong. Very well, mortal. You proved to me that you possess the strength to resist this demon. Go, prove your worth as you must. I am confident you will succeed. Oh, dai, oggetti ricevuti, nuova immagine, missione aggiornata. Quindi adesso io mi vado a prendere il bastoncino di ferro. Dai. Là. A posto. Allora, carissimo, la saluto. Aspetta però, abbiamo per caso qualcosa di nuovo nell'alta torre? Vabbè, sopravvivi al tormento. Topo ha parlato di altre entità che potrebbero aiutarti nel tuo tormento. Hai ottenuto un potente bastone dallo spirito del valore. Ovviamente. Ovviamente. Combattimento mago. No, questo l'avevamo già letto. Questo. Aiuti per la trama. Le icone di aiuto sono dei simboli visualizzati sulla mappa dell'area attuale che indicano dove... Vabbè, questo sì, pure l'avevamo letto. A posto. Creature. Fuoco fatuo.
Si parla molto dei demoni più potenti, quelli che creano abomini e quelli che hanno mutato la storia del Tedas. Spesso ci si dimentica che non tutti i demoni sono esseri che incutono timore. Alcuni entrano nel nostro mondo attraverso gli squarci nel velo e sono noti come fuochi fatui, frammenti di un pensiero passato. Un fuoco fatuo è un demone che ha perduto i propri poteri o è rimasto nel nostro mondo troppo a lungo, senza trovare un ospite. Oppure è stato distrutto, ed è stato scoperto che questo spesso avviene per mano di altri demoni. Ciò che resta della sua mente si aggrappa al concetto che lo aveva creato, un odio verso tutti gli esseri viventi. Nonostante la sua capacità di prendere di mira una creatura vivente sia limitata, i fuochi fatui attaccano in modo sconsiderato quando li si incontra nell'oblio. Quindi quei cazzettini piccolini che ho ucciso subito sono fuochi fatui. Nel mondo dei vivi spesso hanno attirato le vittime in zone pericolose, venendo scambiati per lanterne o altre fonti di luce artificiali. Questo comunque sembra essere il limite massimo della loro arguzia, dal diario dell'ex incantatore anziano Maleus, un tempo appartenente al circo di Rivain, dichiarato apostata da 920, era del drago. No, ho sbagliato, è qua, dobbiamo andare qua. Salvataggio, ma arriva qualcun altro, rompe. Ecchi lì, dai, eh. Io andrei di... Oh, oh, sono forti qui. Oh, bada, sorcio, pensaci te. No, eh. Ci penso io. Vediamo se becchiamo pure quell'altro. Sta ceppa. Non sono abituata a sta lentitudine, mi scusi. Non posso... Vabbè, aspetto un attimo. Attenzione, attenzione. Bravo, bravo sorcio, che scappi anche tu. Ole, dai. Oh, beh, ma sorcio, ma tu non fai una ceppa? Ma cos'è? Lo faccio arrosto. Ah beh, questo. Vai. Ok, perfetto. Damose, damose. Be cautious. There is another spirit here. Not the one hunting you, but... Ho capito. Ecco, questo è il demone della pigrizia. Simpatico. So, you are the mortal being hunted. And the small one, is he to be a snack for me? Anche I no. Don't like this. He's not going to help us. We should go. No matter. The demon will get you eventually. And perhaps there will even be scraps left. Sei qui per aiutarmi? Che tipo di spirito sei? Perché aspettare i resti? Vieni a prendermi ora. Cosa sai su questo demone? E dunque, che tipo di spirito sei? It's a demon, maybe even more powerful than the one chasing after you. Be gone. Surely you have better things to do than bother sloth mortal. Oh, I tire of you already. Mi serve aiuto per sconfiggere il demone. Perché ti chiamano demone della pigrizia? Cosa sei? Dai, continuiamo, dai, sì, approfondiamo. I am a spirit of sloth. Yes, a creature of the Fane. Unlike yourself, mortals are ever the visitors here. Still, you serve your function. Only the mortals like yourself are truly annoying. Ma siamo fastidiosi. Mortali come me, stai parlando dei sognatori? Non amo essere definita fastidiosa. Una cosa simpatica che ho scoperto facendo tutte le varie prove ogni volta è che qui si può rispondere anche male e non succede niente, non ci sono conseguenze. È divertentissimo. Lo farò molto spesso. Dunque, mortali come me? You are aware, a mortal with power and will. The sort of creature that some spirits hunger for. I might be inclined for such a meal myself. It would be interesting to see the mortal world through your eyes, live inside your form, but
I'm disinclined to begin such a struggle. Che fortuna, devi solo provarci. Dunque sei un demone. As you mortals might term it, but not all demons are demons. Worry about the one hunting you. Mi serve aiuto per sconfiggere il demone. You have a very nice staff. Why would you need me? Go, use your weapon, since you have earned it. Be valorous. He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Like me? You mean teach the mortal to take this form? Why? Most mortals are too attached to their forms to learn the change. You, on the other hand, little one, might be a better student. You let go of the human form years ago. I don't think I'd make a very good bear. How would I hide? Nascondersi non risolve nulla, dobbiamo affrontare le nostre paure. Potresti aiutarmi ad affrontare il demone? Pensavo fossi qui per darci una mano, ma sei soltanto un codardo. Ah, io direi la prima. We? I have faced more in this place than you can imagine. Fear is just one more thing. But you are right. Hiding doesn't help. I'm sorry, it's the fade. It changes you. I'll try. I'll try to be a bear. If you'll teach me. That's nice. But teaching is so exhausting. Away with you now. I told you he wasn't going to help us. Topo vuole imparare, insegnagli. Non puoi suggerire una cosa e poi cambiare idea. È inutile parlare con te. Allora, io gli dico una seconda. Non puoi suggerire una cosa e poi cambiare idea. È giusta questa, no? I can't. You have so much to learn about the fade, little mortal. Topo vuole imparare, insegnagli. E dai. You wish to learn my form, little one? Then I have a challenge for your friend. Answer three riddles correctly, and I will teach you. Fail, and I will devour you both. The decision is yours. Ok. Accetto la tua sfida, un demone della pigrizia. Ah, potrei anche dirgli, insegni a Topo la forma d'osso o ti ucciderò. Chissà che succede. Vogliamo provare? Foolish mortal, do you really wish to anger me? I may be slothful, but I can be roused. Step back and return to your silly business with the demon, or suffer the consequences. Lo attacchi. Allora accetto la tua sfida, dai. Truly? Oh, this gets more and more promising. My first riddle is this. I have seas with no water, coasts with no sand, towns without people, mountains without land. What am I? E una mappa. Correct. Let's move on. The second riddle. I'm rarely touched, but often held. If you have wit, you'll use me well. What am I? La lingua. Yes, your witty tongue. Fair enough. One more try, shall we? Often will I spin a tale, never will I charge a fee. I'll amuse you an entire eve, but alas, you won't remember me. What am I? Un sogno. You are correct. Rather apropos here in the fade, no? But you've won my challenge and proven yourself an amusing distraction. So, I shall teach you my form. Now, listen carefully. Like this? Am I a bear? It feels heavy. Close enough. Go then and
Defeat your demon, or whatever you intend to do. I grow weary of your mortal prattling. Ok. Quindi abbiamo fatto trasformare il sorcio in orso, così ci può dare una mano col demone. Ovviamente questa parte l'ho fatta e rifatta, quindi sapevo già l'enigma. Dunque, ecco, arrivano a rompe. Facciamo così. Ammazzate. Sì, bene. Però, orso, fai pure tu qualcosa. Damose. Ok. Bravo, bravi tutti. Proseguiamo. Proseguiamo. Ma qui c'era qualcosa? O è solo... Ah, vedi, ci sta un vaso. Prendiamolo. Ok. Possiamo proseguire per di là. Qui c'è stava Ciccio, giusto? Sì, ok. Ah, vediamo se ci dobbiamo riparlare con Ciccio, però non lo so, eh. No, ma non credo, perché ancora non abbiamo sconfitto. Non posso fare altro. Ok, ciao. Andiamo ad affrontare il demone. Che è qui? Yeah. And there is a spirit of rage. Vena di Lirium. Nuovo codice. Lirium. Ok, va bene, dopo ce lo leggiamo. Andiamo a parlare con lo spiritello. Col demone, cioè. And so it comes to me at last. Soon I shall see the land of the living with your eyes, creature. You shall be mine, body and soul. Siamo due contro uno, sicuro di volerci affrontare entrambi? Se perdo i templari ti uccideranno comunque, allora vieni a prendermi se puoi. Siamo in due. Amusing. Have you not told it of all arrangement, mouse? We don't have an arrangement. Not anymore. Oh. And after all those wonderful meals we have shared, now suddenly the mouse has changed the rules. I'm not a mouse now, and soon I won't have to hide. I don't need to bargain with you. We shall see. Attenzione, un attimo. Allora, io farei subito così. Yeah. E vai. Aspetta. Fuoco a fuoco. Olè, dai, vai su questi. Allora, niente, sono su. T'hai capito? When you came, I hoped that maybe you might be able to, but I never really thought any of you were worthy. È tutto un po' troppo facile. Quali sono i nomi di quelli che hai tradito prima di me? A quanto pare il tuo aiuto è stato insolito, perché? Beh, infatti è stato troppo facile. They were not as promising as you. It was a long time ago. I don't remember their names. I don't even remember my own name. It's the Fade, and the Templars killing me, like they tried with you. Cosa pensi di poter ottenere da me? Qualunque cosa che mi aiuti a sopravvivere, come fossi un animale o peggio, capisco la necessità e adesso. Cosa pensi di ottenere da me? Questo è sicuramente ingannatore. You defeated a demon. You completed your test. With time, you will be a master enchanter with no equal. And maybe there's hope in that for someone as small and as forgotten as me. If you want to help, there may be a way for me to leave here, to get a foothold outside. You just need to want to let me in. Sta ceppa. Inizio a pensare che l'altro demone non fosse la mia prova, infatti. Lasciarti passare, troverò dei maghi lontani dai templari, ti tireremo fuori.
Non è un problema mio dopo, no. Io direi che inizio a pensare che l'altro demone non fosse la mia prova. What? What are you? Of course it was. What else is here that could harm an apprentice of your potential? You are a smart one. Simple killing is a warrior's job. The real dangers of the Fade are preconceptions, careless trust. Keep your wits about you, mage. True tests never end. Te capì? Abbiamo superato il tormento. Dai. Are you all right? Say something, please. Joan? Un demone, muori demone, dove sono? Questo è l'oblio? Oh, I'm glad you're all right. They carried you in this morning. I didn't even realize you'd been gone all night. I've heard about apprentices who never come back from harrowings. Is it really that dangerous? What was it like? Come è stato? Siamo amici, ma non chiedetemi questo, sapete che non posso dirvelo. È stato un tormento. Era una prova di abilità tutto qui. Smettete di importunarmi, Joan. Giovanni, lo chiamerò Giovanni. Io chiamo Giovanni. È stato un tormento. Is that why they don't tell us what it's about? I know I'm not supposed to know, but we're friends. Just a little hint and I'll stop asking, I promise. Proprio non posso, sono dovuta entrare nell'oblio. Pazientate, ci arriverete presto. Really? Io dico la verità. No, mi sono anche dovuta difendere da dei demoni. E se un demone ti possiede, loro ti uccidono. Sì, è tutto. E... ma sì, io gli dico tutto. That makes sense. They want to see if you can resist a demon and stop yourself from becoming an abomination. And now you get to move to the nice mage's quarters upstairs. I'm stuck here and I don't know when they'll call me for my harrowing. Vi convocheranno per la prova quando sarete pronto. Vi chiameranno uno di questi giorni probabilmente. Non preoccupatevi così tanto. Ho superato la prova, solo questo mi interessa. Quindi di quello che pensi te non me ne può fregare di meno. Oh, I see. Certo. I've been here longer than you have. Sometimes I think they just don't want to test me. Forse non siete ancora pronto. Il tormento non è una prova che tutti devono sostenere. Di cosa state parlando? Siete solo paranoico. E... di cosa state parlando? The tranquil never go through a harrowing. You do the harrowing, the rite of tranquility, or you die. That's what happens. Vi preoccupate troppo, ciò è fastidioso. Che cos'è il rito della calma? Non vi uccideranno, Giovanni. Questo cosa c'entra con voi? E cos'è il rito della calma? You've seen the tranquil around the tower, like Owain who runs the stockroom. He's so cold. No, not even cold. There's just nothing in him. It's like he's dead but still walking. His voice, his eyes are lifeless. Credo che sia troppo la fantasia. Cosa gli hanno fatto? Ci farò caso la prossima volta che parlerò con Owain. Cosa gli hanno fatto? He's been made tranquil. I don't know how they do it exactly, but you're cut off from the Fade. It takes away your magic abilities, along with your dreams and emotions. È terribile. È un'opzione per chi teme il tormento, nessuna emozione, ma qua è possibile, non mi sembra poi tanto male. è un'opzione per chi teme il tormento. Yes, but the circle also forces tranquility on those they feel are weak. And sometimes they force it upon apprentices they think might be too dangerous as mages. I shouldn't waste your time with this. I was supposed to tell you to see Irving as soon as you woke up. Meglio che vada a parlargli immediatamente. E per quale motivo? He didn't tell me. About the harrowing, I guess, but you never know with Irving. You'd better not keep him waiting. We can speak later. Did you hear anything? Una maga del circolo. Why do you care? Codice aggiornato, vediamo un po' che c'è di nuovo. Demone dell'ira. Si è incontrato nell'oblio. La vera forma di un demone dell'ira è spaventosa, una creatura di puro fuoco, quello che abbiamo sconfitto adesso. Il cui corpo pare fatto di lava amorfa e i cui occhi sono due fori di spillo da cui fuoriesce una luce sinistra.
Le abilità di questo demone si concentrano sul fuoco che genera. Brucia chi gli si avvicina e i più potenti possono scagliare fulmini di fuoco e tempeste di fuoco in grado di colpire intere aree. Fortunatamente anche i potenti demoni dell'ira sono meno intelligenti della maggior parte delle altre varietà di demoni. Le loro tattiche sono semplici: attaccare i nemici con tutta la forza possibile fino a ucciderli. Alcuni demoni dell'ira trasmettono le loro abilità basate sul calore agli ospiti, ma altrimenti la loro vera forma appare fuori dall'oblio, solo quando evocata da un mago per eseguire la sua volontà. Demone della pigrizia, e io guardai la creatura ed essa era diventata me, una copia credibile di me stesso che mi fissava come dall'altra parte di uno specchio. Pensai che si trattasse di un trucco, un'illusione atta a farmi abbassare la guardia, ma non appena cominciai a duellare, quella creatura reagì con mosse che conoscevo bene. Parava come io paravo, colpiva come io colpivo, mi parlava e diceva cose che solo io potevo conoscere. Io credo che questo demone della pigrizia non abbia una forma o un'identità sue. Prova invidia e pigrizia in pari misura, e io credo che la mia forma non fosse la prima che rubava quel giorno. Tratto da una deposizione scritta da Tyrannus, comandante dei Templari di Cumberland, era delle torri. La nozione più difficile da superare per gli studiosi dei demoni è il fatto che un demone della pigrizia sia di fatto accidioso. Se così fosse, sarebbe improbabile che una creatura simile attraversi il velo per passare nel nostro mondo, o che una volta qui combatterebbe per possederne un'altra dotata di volontà, e noi sappiamo che invece non è così. Certo, alcuni demoni sono pigri e non curanti, ma chi lo sa? Forse esistono creature che amano coltivare tale reputazione. La verità è che i demoni della pigrizia hanno questo appellativo perché è di questo che si nutrono quando divorano la psiche umana: dubbio, apatia, entropia. Cercano di diffondere queste cose. Il demone della pigrizia si cela in tali forme, un maestro dei travestimenti, nascosto nell'ultimo luogo dove lo si andrebbe a cercare, e da lì diffonde la propria influenza. Una comunità afflitta da un demone della pigrizia potrebbe presto trasformarsi in un luogo in rovina, dove le ingiustizie vengono commesse senza essere punite e senza che nessuno degli abitanti si renda conto del mutamento avvenuto. Il demone della pigrizia stanca, indebolisce, lacera i confini della consapevolezza e preferisce rendere le sue vittime inermi piuttosto che affrontarle. Creature del genere vanno affrontate con una grande forza di volontà e con un occhio attento ai molti travestimenti. Te capì che abbiamo affrontato? Sto demone della pigrizia. Lupo. La reputazione dei lupi, che c'erano anche nell'oblio del Ferelden, è alquanto ingiusta. Una nazione che tanto chiaramente adora i segugi e al tempo stesso nutre una sfiducia verso i lupi rasenta l'irragionevole, e questo si potrebbe pensare se non si avesse familiarità con le antiche leggende sui lupi mannari. Ci fu un tempo nel passato del Ferelden quando numerosi demoni abitavano i corpi dei lupi. Questo provocò guerre contro i lupi mannari e diffuse terrore e panico. I lupi mannari furono uccisi, ma ancora oggi il nobile lupo viene visto con diffidenza. Tratto da leggende del Ferelden, di madre Aes di Denerim, era del drago. È raro che dei lupi attacchino le persone, accade quando sono disperati e comunque solo quando sono in superiorità numerica. Questo può non essere così durante un flagello. Quando la prole oscura sale in superficie, la loro presenza altera la natura selvaggia delle bestie normali. Nei flagelli del passato, la corruzione della prole oscura si diffondeva nelle aree più selvagge del Tedas e infettava gli animali che vi abitavano. I più potenti tra loro sopravvivevano e venivano trasformati in bestie violente e pericolose. Un lupo corrotto, come quelli che abbiamo incontrato nell'oblio, è un esempio di queste creature folli per il dolore dell'infezione. Solo grazie al duro comando della prole oscura, un lupo del flagello riesce a conservare una parte dei suoi istinti del branco. I lupi del flagello si muovono in gruppi numerosi e tengono a sopraffare bersagli solitari, quindi quelli dell'oblio. Quando possibile, sfruttando la superiorità numerica a loro favore. È una fortuna che queste creature raramente riescano a sopravvivere a lungo alla corruzione. Magia e religione.
il lirium che abbiamo preso nell'oblio, oltre la metà delle ricchezze di Orzammar, proviene da una singola sostanza estremamente rara, il lirium. La chiesa ritiene che si tratti delle acque delle oblie, dell'oblio, citate nel cantico di Trenodis, l'essenza stessa della creazione con la quale il creatore ha plasmato il mondo. Solo poche famiglie appartenenti alla casta dei minatori si azzardano a estrarre il lirium, trovando le vene della pietra quasi a orecchio, perché nella sua forma grezza esso emette una melodia che un orecchio attento è in grado di cogliere anche attraverso la roccia solida. Nonostante i nani possiedano una resistenza naturale, il lirium grezzo è pericoloso per tutti, tranne che per i membri più esperti della casta dei minatori. Persino per i nani l'esposizione a minerali non lavorato può portare a sordità o perdita della memoria, mortacci. Gli umani e gli elfi, per gli umani e gli elfi il contatto diretto con il lirium produce nausea, ustioni della pelle e demenza. Madonna, ma questo coso è brutto, è brutterrimo. I maghi non possono nemmeno avvicinarsi al lirium non lavorato, se lo facessero le conseguenze per loro sarebbero fatali. Malgrado le sue controindicazioni, il lirium è il minerale più prezioso attualmente conosciuto. Nell'impero Tevinter viene venduto a un prezzo superiore a quello del diamante. I nani vendono pochissime quantità del minerale lavorato in superficie, dando la maggior parte di ciò che estraggono ai loro fabbri, che lo utilizzano per forgiare le armi e le armature superiori dei nani. Il lirium lavorato venduto in superficie finisce solo alla chiesa, che ha il controllo diretto sulle forniture. Essa provvede quindi a distribuirlo sia ai templari che lo utilizzano per trovare e combattere i maleficarum, sia al circolo. Nelle mani del circolo il lirium raggiunge il suo massimo potenziale. I loro artigiani formari lo trasformano in una vasta gamma di oggetti utili e pratici, come la pietra per costruire indurita magicamente fino alla leggendaria armatura d'argento di Re Calenda. Quando viene mescolato a un liquido e ingerito, il lirium permette ai maghi di entrare nell'oblio perfettamente coscienti, a differenza di tutti gli altri che lo raggiungono solo quando sognano. Queste pozioni possono essere usate anche per lanciare degli incantesimi particolarmente difficili, garantendo per un breve periodo al mago un potere di gran lunga superiore a quello che possiede normalmente. Tuttavia il lirium ha i suoi prezzi da pagare. L'utilizzo prolungato rischia di creare una assuefazione alla quale è impossibile resistere, come l'anello del Signore degli Anelli. Col tempo i templari diventano disorientati, incapaci di distinguere il presente dal passato, i sogni dalla realtà. Essi diventano spesso paranoici, come se i loro ricordi e incubi peggiori li tormentassero da svegli. Inoltre è risaputo che i maghi siano andati incontro a mutazioni fisiche aggiuntive. Si racconta che gli anni trascorsi a contatto con il lirium avessero reso irriconoscibili gran parte dei loro magister dell'impero Tevinter, al punto da non sembrare più nemmeno creature che un tempo erano esseri umani. E il lirium è utile a forgiare tante cose, tanti oggetti utili, ma è anche devastante. Vabbè, questi sono i comandi. Allora, i danni agli alleati non li faccio io perché sto giocando a facile, quindi non subiranno danni. Qualsiasi cosa faccio, fortunatamente non subiscono danni. Già se giocavo a normale l'avrei fatti secchi tutti. I'm just curious. That Templar Cullen said it was the quickest, cleanest harrowing he'd ever seen. He says she's very talented and very brave. Ma ovvio, se stai parlando di me, oh. I'll be terrified when my time comes, like Wendell was. He'd throw up every day for the next week just thinking about it. Guardate che v'ho sentito, sono qua. Vediamo qua che c'è. De interessante, de bono. Polvere di lirium. Dopo aver inalato della polvere di lirium, il personaggio recupera una piccola quantità di mana. Solo gli incantatori possono beneficiare degli effetti della polvere di lirium. Ok. Allora, vediamo un po' dove sta. C'ho difficoltà anche con la mappa. Mi pare che devo andare là, di qua, boh, mi ricordo. Allora, no, aspetta. Proviamo di qua, non mi ricordo esattamente dov'è che devo andare.
Lì c'è qualche altra cosa, ma poi magari ci torniamo. Ecco, forse devo andare in per di qua, vediamo. Forse ci ho azzeccato. No, ho sbagliato. Damo sede qua. Ed è qua. Qui mi sembra molto stile Harry Potter. Stanno a far pratica. Quello si è pure spaventato. Qui sono a lezione. I piccoli maghi crescono. Pure qua. Bravi tutti. Ed è qua. Dai. Vai. Oh, allora. Adesso fammi vedere un attimo. Eccolo qua, Irving. Quindi posso andare per di qua e poi forse per di qua. Eccoli qua. Dai, ce l'ho fatta. Zitti che ce l'ho fatta. Many have already gone to Ostagar. Wynn, Aldred, and most of the senior mages. We've committed enough of our own to this war effort. Your own? Since when have you felt such kinship with the mages, Gregor? Or are you afraid to let the mages out from under Chantry's supervision, where they can actually use their maker-given powers? How dare you suggest? Gentlemen, please. Irving, someone is here to see you. Mi avete chiamata? Salute, primo incantatore. Cosa sta succedendo? Vabbè, diciamo che mi avete chiamato. Ah, if it isn't our new sister in the circle. Come, child. This is... Yes, this is she. Well, Irving, you're obviously busy. We will discuss this later. Of course. Well, then, where was I? Oh, yes, this is Duncan of the Grey Wardens. È per questo che mi avete convocata? Molto lieta, un custode grigio nella torre? Cosa ci fa qui? Vabbè, chiediamo, è per questo che mi avete convocata? There is something else, but I wanted you to meet Duncan first. You've heard about the war brewing to the south, I expect. Duncan is recruiting mages to join the king's army at Ostagar. È tutto ciò che volevate dirmi, perché? Chi stiamo affrontando? Mi piacerebbe difendere il Ferelden. Ma un congratulazioni, hai superato la prova, complimenti, GG per te, niente, vabbè, è niente. With the Darkspawn invading, we need all the help we can get, especially from the Circle. È tutto ciò che volete dirmi? Cos'è la parola oscura? Cosa volete dire? La parola oscura è un problema dei nani. Ma io, boh. Vabbè, cos'è la parola oscura? They are twisted monsters that dwell underground where the sun's light cannot touch them. They have formed into a horde in the Korkari Wilds and threaten to invade north into the valley. I fear if we don't drive them back, we may see another blight. Duncan, you worry the poor girl with talk of blights and darkspawn. This is a happy day for her. We live in troubled times, my friend. We should seize moments of levity. Especially in troubled times. The harrowing is behind you. Your phylactery was sent to Denerim. You are officially a mage within the circle of magi. Grazie, primo incantatore. Il mio filatterio al mio guinzaglio, vorrete dire. Tutto qui dopo che mi avete dato in pasta ai lupi. Vabbè, chiediamo di questo qua, va. You may not remember. But blood was taken from you when you first came to us. This blood is preserved within a phylactery. So they can be hunted if they turn apostate.
We have few choices. The gift of magic is looked upon with suspicion and fear. We must prove we are strong enough to handle our power responsibly. You have done this. I present you with your robes, your staff, and a ring bearing the Circle's insignia. Wear them proudly, for you have earned them. Grazie, sono lieta di essere parte del circolo, tutto qui. E ora che succede? Patience, child. You have been through an ordeal. Let us not rush things. It goes without saying that you shall not discuss the harrowing with those who have not undergone the rite. Now then, take your time to rest or study in the library. The day is yours. Lo farò, posso lasciare la torre, preferirei parlare ora. Ma vediamo un po' che dice. Impetuousness is ever the province of youth, I see. I will return to my quarters. Would you be so kind as to escort Duncan back to his room, child? Sarà un piacere, Duncan non sa dove è la sua stanza. Se è proprio vero. Cioè, se proprio devo. E facciamo così. Being difficult, are we? You are an apprentice no longer. I expect you to set a good example. Ho capito, ma voi me ne servite su un piatto d'argento, io li dico. D'accordo, se tale è il vostro ordine, devo obbedire, allora sono lieta di accompagnarlo. D'accordo. The guest quarters are on the east side of this floor, close to the library. Now, if you'll both excuse me, I have matters to discuss with Gregor. Sì, Gregor è l'antipaticone, nuovo codice. Duncan, poi leggiamo anche di Duncan. Allora, accompagniamo il Duncan nella sua stanza. Mi ricordo se è di qua o di là. E dobbiamo fare tutto il giro di Peppe per tornare Ale. Andiamo Duncan, forza e coraggio. Damose. Aspetta, no, non è questa. Lì c'è un forziere da aprire. Qua. Thank you for escorting me. De nada. Quello è Giovanni. Stai in agguato, Giovanni. Is there something else I can do for you? Ma sì, famo due chiacchiere, Ciccio. Allora, probabilmente dovrei lasciarvi in pace. Cosa sta succedendo? Ma se si ambroia. Sta succedendo fuori dalla torre? Ah, I imagine you don't leave very often, do you? Mai. Agli apprendisti non è concesso uscire. Ci ha permesso di passeggiare nei giardini. È vero, ma non voglio la vostra commiserazione. And thus a good view of the other side of the lake. It must feel rather isolated way out here. I am not a good source of news, I fear. I am preoccupied with the darkspawn incursion. Prendo congedo. Quanti maghi si sono uniti all'esercito del re? Avete mai visto qualcuno usare la magia del sangue? Cosa sapete del rito della calma? Potete dirmi di più sui custodi grigi e la prole oscura? Aspetta, una cosa alla volta, Ciccia. Allora, avete mai visto qualcuno... No, quanti maghi si sono uniti? When the king sent out the call, the Circle of Ferelden sent only 7 mages to Astagar. I asked King Caelan's permission to come and seek a greater commitment from the Circle. Ok, 7 non sono pochi. Perché non è venuto il re in persona? Di quanti maghi avete bisogno? I hope to place a mage or two within every contingent. I cannot do with just 7. Mages will make all the difference in this battle. The Darkspawn have their own magic. And our resources must exceed theirs. Credete che io potrei unirmi all'esercito? Una manciata di maghi non può essere poi tanto utile. Combattere al fianco del re? Of course. Batterete. But I am no mage. Mages heal. They can call fire and ice down upon the enemy, and so much more. I sometimes wonder if the Chantry's many laws regarding magic are necessary. Darkspawn are a greater threat than blood mages, even abominations. It takes decades for the world to recover from a blight. I wish the Chantry could see that.
We must stop at nothing to defeat the Darkspawn. Ah, listen to me. An old man's rantings can't be very interesting. È stato molto interessante, ma devo andare. Ho imparato molto dalle vostre parole. Sono un apprendista. Le chiacchiere dei vecchi hanno definito la mia vita. È stato piuttosto noioso e ora credo che me ne andrò. Do not let me keep you. Aspetta, no, stavo scherzando, però aspetta un attimo. Something else I can do for you? Allora, avete mai visto qualcuno usare la magia del sangue? Once in my youth, just after I joined the Grey Wardens, I was traveling with my mentor. We encountered a group of Templars hunting a blood mage. They were quite far away, so I cannot be sure of what I saw. He forced some of the Templars to turn on their fellows. It was dreadful to behold. He would have escaped had he not overlooked one Templar who snuck up behind him and cleaved his head in two. Madonna. Sono sicura che stesse solo cercando di salvarsi la vita. La magia del sangue è malvagia, quindi. There have been mages within the Grey Wardens who have needed to resort to blood magic to deal with the Darkspawn. It is something to consider, certainly. Cosa sapete del rito della calma? The mages whose connection to the Fade has been severed? Why do you ask? Non trovate che sia crudele? Perdono l'abilità di provare emozioni. Sono curioso, vabbè, di sapere cosa ne pensa qualcuno che non sia un mago. No, facciamo così. Perdono l'abilità di provare emozioni. So I've heard. It keeps them and those around them safe. Perhaps the sacrifice is worthwhile. I cannot say. Vabbè, chiediamo dei custodi grigi la prova oscura. Certainly. I am intimately familiar with these subjects after all. Ah, ci sono stati molti attacchi alle della prova oscura? Anzi, cominciamo da qua, va. Our duty is to battle Darkspawn wherever they appear. We are elves, humans and dwarves united by this common purpose. Ci sono stati molti attacchi? A horde has formed within the Korkari wilds in the south. If they are not stopped, they will strike north into the valley. We Grey Wardens believe that an archdemon is leading the horde. Arcidemone, suona terribile. Arcidemone. Darkspawn do attack the surface in ragtag bands, but archdemons are capable of rallying the Darkspawn, turning them into an unstoppable force. A horde of Darkspawn, a veritable army. It is dire news indeed. I fear this is what we will have to face. E il re sta raccogliendo un esercito per respingere questa minaccia. Credevo che la prova oscura fosse stata distrutta nell'ultimo flagello. Ho sentito parlare di avvistamenti di alcune prove oscura, ma un'intera orda. Vorrei continuare la conversazione, ma alcune faccende di cui occuparmi. E vabbè, ovviamente questa è ovvio. Credevo che fosse stata distrutta nell'ultimo flagello. We can't seem to eradicate them completely. Somehow they always come back. Perché Irvin e Gregoir discutevano della guerra? It is not my place to comment. Ma perché? Persuasione, vi prego, vorrei davvero saperlo. Proviamo. Gregor serves the Chantry, and the relationship between the Chantry and mages has always been strained. You've realized by now that the Chantry merely tolerates magic? They watch only because they feel they must. Non vedo perché la Chiesa e i maghi non possano andare d'accordo. Sì, ma loro discutevano di guerra. È solo di questo che discutevano? Any mages who join the King's army can unleash their full power on the Darkspawn. In fact, I'm counting on it. Gregor may be afraid of what will happen. What if the mages decide they no longer want to be governed by the Chantry? Qual è la vostra opinione a riguardo? Non mi è mai piaciuto. Gregory non mi è mai piaciuto. Qual è la vostra opinione a riguardo? I believe we must defeat the Darkspawn one way or another. My opinions end there. Ok, quindi te ne può fregare di meno di qualsiasi sacrificio o cosa che può succedere. Vorrei continuare la conversazione, ma ho alcune faccende di cui occuparmi. Of course. Don't let me keep you. Nuovo codice, parole oscura. Allora, facciamo così. No, sbagliato? No.
detto, oh, beh, giusto, codice. Allora, cultura e storia. I custodi grigi. Il primo flagello durava già 90 anni. Il caos regnava nel mondo. Un dio corrotto era stato risvegliato. Gli dei rimasti del Tevinter rimasero in silenzio, da parte. I documenti che abbiamo recuperato risalenti a quel periodo sono pieni di disperazione, perché tutti, dagli arconti fino al più umile degli schiavi, credevano che il mondo stesse per finire. Presso la fortezza di nelle desolate Underfeld si tenne un incontro. I soldati dell'impero, veterani di mille battaglie che non avevano conosciuto altro nella loro vita che una guerra senza speranze, si riunirono. Quando lasciarono, avevano rinunciato ai loro giuramenti verso l'impero. Non erano più soldati, erano diventati custodi grigi. I custodi cominciarono una campagna aggressiva contro il flagello, attaccando la prole oscura e riprendendosi le terre date per perse. Il flagello era lontano dall'essere sconfitto, ma le loro vittorie fecero notizia, e presto essi ricevettero l'aiuto da parte di ogni nazione del Tedas. Il loro numero e la loro reputazione crebbe. Finalmente, nell'anno 992 dell'impero De Winter, essi affrontarono in battaglia l'arcidemone Dumat presso le pianure silenti. Un terzo di tutti gli eserciti del Tedas settentrionale morì nello scontro, ma Dumat fu sconfitto e i proli oscura ricacciati sottoterra. Anche questa, però, non fu la fine. Una volta l'impero venerava sette dei: Dumat, Zazikel, Thoth, Andoral, Razikale, Lusakan e Urtemiel. Cioè, nomi più complicati non li potevano inventare. Quattro sono risolti come arcidemoni. I custodi grigi hanno tenuto alta la guardia per secoli, consapevoli che la pace è fuggevole e che la loro guerra continua finché l'ultimo dei draghi sarà stato sconfitto. Tratto da Ferelden, folklore e storia, di Sorella Petrin, studiosa della Chiesa. Te capisci i custodi grigi? Prole oscura. Coloro che avevano cercato di conquistare il cielo con la violenza hanno finito per distruggerlo. Ciò che era oro e puro è diventato nero. Coloro che un tempo erano signori dei maghi più brillanti della loro epoca non sono più uomini ma mostri. Il peccato è la base della prole oscura. I magister hanno abbandonato la città dorata. Il loro destino ha avvolto quello del nostro mondo, perché essi non erano soli. Nessuno sa da dove provenga la prole oscura. Secondo alcuni si tratterebbe di una macabra parodia degli uomini e abiterebbe nei luoghi più bui, dove prolifera e aumenta di numero come un'invasione di locuste. Madonna. Durante gli attacchi, prole oscura fanno spesso prigionieri, trascinando le loro vittime nelle vie profonde prima di mangiarle, come suggeriscono molti indizi. Sembra infatti che preferiscano cibarsi di creature che respirano ancora, alla stregua dei ragni. Forse sono nati semplicemente dall'oscurità. Una cosa è certa: sappiamo che questo male non ha difficoltà a perpetuarsi. Vabbè, lo dico domani. L'ultimo flagello si trovava nell'era delle torri, per colpire ancora una volta al cuore del Tevinter, diffondendosi verso sud da Orleans e a est nei liberi confini. Le piaghe si estendono lontane quanto il Ferendel, ma la morte e la corruzione della terra si sono fermate ben oltre i nostri confini. Qui però le oscura sono solo protagonisti di leggende e niente più. Nelle terre settentrionali, però, in particolare nel Tevinter e nelle Underfell, si dice che essi tormentino l'entroterra, attaccando i contadini al confine e i villaggi isolati, costituendo una minaccia costante. Te capì? So pericolosi, soppe. Personaggi. Duncan, uomini e donne di ogni razza, guerrieri e maghi, barbari e re. I custodi grigi hanno sacrificato tutto per estirpare la minaccia delle tenebre e ci sono riusciti. Come molti altri, quando Duncan si unì ai custodi grigi, abbandonò il proprio cognome come gesto simbolico di rinuncia a ogni legame. Nel suo caso, però, si potrebbe dire che fu meglio così. Sua madre proveniva dalle Underfell, suo padre dal Tevinter, e lui aveva trascorso l'infanzia tra i liberi confini e l'Orleans. La sua gente era dunque ovunque e la sua terra natale in nessun luogo. Gli venne assegnato il compito quasi impossibile di guidare i custodi nel Ferelden, un regno che aveva scacciato l'ordine due secoli prima.
Costretto ad affrontare il sospetto e l'ostilità degli abitanti, Duncan iniziò a cercare nuove reclute. E vedi che le trova. Comandante Gregoire, la tua magia è un dono e una maledizione. Il circolo dei maghi ti ha addestrato e noi templari della chiesa vigiliamo affinché l'addestramento sia adeguato. Cupo e taciturno, Gregoire è stato comandante dei templari di stanza alla torre del circolo per così tanti anni che forse solo il primo incantatore ricorda che non è parte integrante della torre stessa. C'ha il classico bastone interposto, Gregoire. Primo incantatore Irving, se volete sopravvivere dovete apprendere le regole e capire che a volte sono necessari dei sacrifici. In una torre del circolo non esiste mansione più importante di quella di primo incantatore. Colui che detiene questo titolo deve sapere essere amministratore, mentore, condottiero e genitore di tutti i maghi della torre. Irving si è dimostrato degno di tutti questi titoli, oltre a essere alquanto scaltro. La maggior parte degli apprendisti sa che Irving conosce praticamente tutto ciò che avviene nella torre. È in grado di placare i templari incolleriti da uno scherzo magico e allo stesso tempo lodare coloro che hanno escogitato lo scherzo, così da soddisfare tutti quanti. Per la serie, una botta al cerchio e una a botte. Grande Irving. Vabbè, questi sono i comandi, non ci interessano. E basta, abbiamo finito le letture per oggi? Yes, dai. Allora, io direi che per questo primo episodio lungherrimo possiamo salutarci qua. E anzi, aspetta, voglio andare a prendere un po' di cosette. Vediamo un po'. Bibbia dei venti, più 3 difesa. Prendo tutte, ma la metto pure. Da un po'. Scusa, Duncan, t'ho fregato una cosa che c'avevi nell'armadio. Oh, me la metto pure, caro il mio Duncan. Fibbia, cintura, là. Più 1 magia. Questo me lo metto, questa qua. Più 1 volontà, più 1 magia. Me la cambio. E questa roba qui, praticamente, cioè questo qua me lo vorrei vendere. L'anello più 1 magia, mettiamolo. Oh, mi sento già meglio. Mi sento meglio, molto meglio. Bene, allora, un saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio.